l'indicazione dello spazio. Ecco, tienila inquadrata. Il sott'arco. Sott'arco è questo qui, cioè sotto l'arco. Ci sono un po' più in su. Questa cosa è stimata nel 340 dopo il 1000, quindi è parecchio vecchiotta, è stata scoperta dopo un restauro e adesso vediamo di dire quel paio di cose, anche aiutandoci con il libro è fondamentale. Chi è la volontaria del libro? Apri il segnalibro 4. No, questo è acqua. Qua è stato questo, perché è una delle opere più antiche. Inquadra pure qua. Avete visto tutti il... Vedete che ci sono 5 figure, una centrale e 2 a destra, 2 a sinistra. Quelle più a destra e a sinistra non si riesce a riconoscerle, perché non rimane proprio niente. Quindi guardate, adesso potete guardare, vi consiglio di guardare il libro che si vede da un po' più vicino. E nel libro, magari alternate, vedete qui, si vede, non avevano ancora messo l'intonaco. Avete, magari alternate, fai un po' girare il libro e torna a riprendere da su. Allora, iniziamo subito a dire, la figura al centro, ce l'avete, non è obbligatorio, la figura al centro è Gesù Cristo, da lontano non si vede tanto, però nel suo libro si vede meglio che ha attorno un'aurea di luce, una raggiera di luce, che è una cosa tipica, un tipo di iconografia tipicamente medievale. Se pensate a quello, e poi pensate a quello che avete visto dell'Omazzo, non c'entra niente. Volete provare a fare ipotesi su chi è a sinistra e chi è a destra? Ma qui vi aiuto io. I santi, sono due santi. Due santi. Sono due apostoli. San Pietro. Santi, certo, sicuramente non li hanno messo accanto un mostro di Firenze. Vabbè, uno è San Pietro. Forse San Pietro e San Paolo. Chi è San Pietro? È quello che è a sinistra. Da dove, cosa l'avete riconosciuto? Dalla folta capigliatura. No, dalle chiavi. Alle chiavi, San Pietro alle chiavi. Ma non si vede però. San Paolo è a destra dalla spada. Tutte e due hanno un libro. E difatti tutti e due hanno scritto. Se andate a guardare, vedete che ci sono degli archetti. Sono si chiamano polilobati, sono un po' il lobo di un orecchio dalla forma curva. Sì. Più lobati, più lobi, centri, perché ci sono più centri quando si fa il giro col compasso per farli. Ah, giusto, San Paolo con la spada perché fu ucciso con una spada. Ripeto, quella robina lì che nessuno si fila ha quasi 7 secoli. È una delle cose più antiche che sono qua dentro.